Okay. Ciao a tutti gli amici di cinafoniaci.com, ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Periodo molto ricco di video recensioni, non poteva certo mancare la video recensione del Number One Plus. Smartphone che la Number One presenta come un clone del OnePlus One. Vediamo infatti in sovraimpressione la pubblicità che presenta la Number One, appunto presentando questo smartphone come un'alternativa al OnePlus One. Le differenze vedremo sono molte, ma comunque sia si tratta di un discreto dispositivo, soprattutto dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Piccola parentesi sulla gestione dell'ordine: smartphone comprato da Kanbuy, velocissima la spedizione di DHL, quindi perfetta la gestione dell'ordine. Come al solito trovate il link per comprarlo nell'articolo completo, che vi consiglio tra l'altro di leggere perché ci sono anche le foto di confronto con il OnePlus One originale, soprattutto perché come al solito mi dimenticherò qualcosa durante la video recensione e inserirò appunto nell'articolo completo. Velocissimo unboxing. Allora, scatola con logo Number One, smartphone che mettiamo un attimo qui da parte, manualetto standard, proprio di quelli standard di Android. Sotto la durazione non è male, perché abbiamo una seconda pellicola, perché una è già applicata sullo schermo dello smartphone, una cover protettiva in plastica abbastanza rigida, semi trasparente, una flip cover di quelle con il biadesivo che potete attaccare quindi o qua sulla cover rigida, oppure se volete anche direttamente dietro allo smartphone. Completano la dotazione classico cavetto micro USB, carica batterie USB già in standard italiano, quindi senza adattatore. Mancano gli auricolari, ma tutto sommato non ci possiamo lamentare di questa dotazione. Ecco qui il nostro Number One, e ovviamente linee, come vi dicevo, ispiratissime al OnePlus One che abbiamo qua, che come potete vedere subito è di dimensioni un pochino più piccole le originali. Infatti abbiamo in questo caso 156,2 x 76,8 x 8,5 mm di spessore, per un peso che andiamo a verificare, un peso di 174,6 grammi, quindi dimensioni e peso non indifferenti, ma ovviamente è uno smartphone che ha come target il cliente che ovviamente cerca un display ampio da 5,5 pollici. Comunque le dimensioni sono solo appena superiori all'originale, al OnePlus One. Eccoli qua, vedete qualche millimetro in più in lunghezza, ma soprattutto sono differenti anche la disposizione dei connettori. Qui abbiamo la presa micro USB sulla parte superiore, mentre nel OnePlus One è in posizione centrale sulla parte inferiore. Anche la disposizione dei tasti è esattamente l'opposta, perché nel Number One abbiamo il tasto d'accensione sulla sinistra e il tasto volume sulla destra, mentre l'opposto per il OnePlus One originale: abbiamo qui il volume e sulla parte destra il tasto d'accensione. Altra differenza è che qui abbiamo una cromatura sull'originale in metallo, qui una cromatura in plastica. Comunque se diciamo anche l'aspetto non è male nemmeno di questo Number One. Sulla parte sinistra qui dell'originale abbiamo il cassettino per la SIM, cosa che non è presente ovviamente nel Number One, perché si tratta di un dual SIM, sono posizionate qui in posizione più classica. Abbiamo due SIM, una in formato standard, una in formato mini SIM. Ho provato anche una SIM della 3 e è andata bene, ha funzionato perfettamente senza necessità di cambi di email o quant'altro. Abbiamo anche lo slot per l'espansione della memoria, batteria da 2800 mAh, quindi batteria di buon amperaggio.
Backcover priva di antenne, non abbiamo il supporto NFC, una backcover di plastica un pochino rigida. Pochino rigida e tra l'altro anche un pochino anche scivolosa forse. Niente a che vedere ovviamente con la finitura Sandstone Black del OnePlus One originale, ma parliamo ovviamente di due dispositivi di fascia di prezzo notevolmente differente. Andiamo ad accendere. Mentre si accende vi ricordo l'hardware di cui è dotato questo smartphone: abbiamo un MT6582 MediaTek quad core 1,3 GHz con 1 GB di RAM e 8 GB di storage interno. È dotato di un, come vedete, di un LED di notifica colore blu, tasti non retroilluminati ma comunque sia ben visibili. Dicevo, LED di notifica molto, molto carino, molto luminoso, ma purtroppo di monocolore, colorato solamente blu. Una dotazione hardware quindi già vista e rivista su tanti altri dispositivi. Devo dire che però su questo smartphone dà forse il meglio di sé questa dotazione, perché la ROM di cui è dotato, che è la FreeMi OS, di cui abbiamo già parlato, trovate un articolo all'interno del nostro sito www.cenafoniace.com che parla proprio della FreeMi OS. Tra l'altro gli screenshot sono presi proprio da questo smartphone. Una ROM che è basata su Android 4.4.2, ma che appunto sugli aggiornamenti on the air reca appunto la scritta FreeMi OS. Cos'è? È una ROM che si ispira come aspetto grafico del launcher, ovviamente, come potete vedere anche dalle icone, dall'assenza dell'app drawer alla MIUI di Xiaomi, però come avete visto invece poi nelle opzioni si ispira alla FlyMi OS di Meizu, quindi un mix tra le due, ma quel che conta è una buona gestione delle risorse della RAM che fanno sì che comunque sia una ROM molto fluida, molto reattiva. Non mancano le classiche impostazioni, abbiamo ad esempio le gesture a schermo spento, carino il fatto che è presente sia il doppio tap per andare alla schermata di blocco, ma anche le gesture come lo swipe verso l'alto che permette di saltare anche la schermata di blocco e andare direttamente al launcher. Prestazioni a livello di benchmark abbastanza standard per questo tipo di processore. Abbiamo infatti un valore AnTuTu di 17.795 punti, quindi discreto punteggio, ma appunto lo smartphone è sempre molto pronto, molto reattivo. Buono anche dal punto di vista del GPS. Con GPS test ho effettuato un test, abbiamo qui uno screenshot, eccolo qua, fix ottenuto anche abbastanza velocemente senza nessun tipo di modifica a livello software. Non ottimo, forse il GPS è buono, ma non ottimo. Perché non ottimo? Perché con navigatori offline ho usato Nokia Ear, anche se in versione beta, quindi con delle map offline è andato molto bene. Con Google Map ho avuto qualche incertezza, soprattutto sui cambi di direzione, sulle curve un attimo ogni tanto si è anche perso un pochino il cursore, ma si è ripreso comunque dopo pochi secondi. Quindi GPS non a livelli ottimi, ma buoni comunque, perché è comunque possibile utilizzarlo con navigatori con mappe offline. Discreta anche la fotocamera, una fotocamera che è dotata di un flash LED, eccolo qua, lo vediamo, anche molto potente, di due LED. Una fotocamera che è dichiarata come 16 megapixel, AnTuTu anche la vede come una 16 megapixel con una messa a fuoco anche direi abbastanza rapida. Ora non so se si tratta di una vera 16 megapixel o di una 13 interpolate. Comunque i risultati non sono male. Ovviamente come molte fotocamere di cui smartphone di questa fascia di prezzo sono dotati, soffrono un pochino la carenza di luce dell'ambiente. Con 8
Ottima luce, si ottengono anche delle discrete foto, poi trovate come al solito nell'articolo tutte queste foto scattate. Come vedete, se c'è molta luce, i dettagli sono buoni. Appena cala un po' di luce, ovviamente il rumore di fondo delle fotografie si fa sentire veramente abbastanza. Però, insomma, tutto sommato, una fotocamera discreta nella media per questa fascia di cellulare, insomma, di questa fascia di prezzo, diciamo. Andiamo a vedere come si comporta nell'apertura di una pagina web. Ecco qui abbiamo sulla cronologia l'articolo di cui vi parlavo, che parlava appunto della FreeMI OS, di questa ROM montata su questo Number One Plus. Attendiamo il caricamento delle immagini. Eccolo qua. Diciamo sì, buono, insomma, il rendering è abbastanza veloce, abbastanza fluido. Andiamo a vedere come si comporta nello scrolling veloce. Quindi ecco una donazione classica, ma che è molto buona per un utilizzo medio, quindi navigazione web, WhatsApp, Facebook, qualche foto, GPS, insomma, se non viene stressato molto è una dotazione buona, tra l'altro la batteria che vi ricordo da 2800 mAh, con questo a CPU che non consuma molto, non fatica certo ad arrivare a fine giornata. Facciamo anche una veloce prova di gaming come al solito per vedere anche un attimo le prestazioni della GPU. Risponde molto bene ai comandi, quindi inclinando la risposta è veloce. Tra l'altro, approfitto l'audio della cassa è molto potente qui. Ha il due fuori come se ci fossero due casse, quindi stereo come il OnePlus One originale. In realtà la cassa è solamente una, però la qualità dell'audio non è niente male. Anzi, andiamo anche a provare il viva voce ad una chiamata. Andiamo a chiamare il servizio clienti. Mentre chiamo, proviamo anche il sensore di prossimità. Eccolo qua, funziona in maniera ottimale. Viva voce. Buona anche la qualità quindi di viva voce e buona è anche il livello insomma di segnale. Qui sono in una zona in cui il livello del 3G è abbastanza bassa, ma altri smartphone provati switchavano spesso sul 2G. Questo comunque tiene in questa zona il 3G. Lo switch tra 2G e 3G è discretamente, anzi direi anche abbastanza veloce. Io faccio sempre una prova, che è quella di andare a prendere la macchina in garage dove ho solamente il 2G. Appena esco all'aperto vedo quanto ci rimette un telefono a riagganciare il 3G. In questo caso l'aggancio è stato molto molto veloce, solo dopo pochi metri era già in 3G, insomma. E come vi dicevo prima, quando guardavamo degli slot della SIM, nessun problema nemmeno con le SIM della 3. Quindi, riassumendo, uno smartphone che si comporta in maniera discreta più che accettabile su quasi tutti gli aspetti in cui è stato messo in prova, con un display da 5,5 pollici HD di buona qualità. Come vedete il contrasto è buono, i colori caldi, l'angolo di visualizzazione è molto buono. Quindi ecco, se cercate uno smartphone con un display da 5,5 pollici ma economico, questa è un'alternativa da prendere in considerazione. Economico perché parliamo di una cifra, diciamo da Can Buy, dove è stato comprato questo smartphone, che è di poco superiore ai 100 euro, esclusa le spese di spedizione. Quindi veramente un rapporto qualità-prezzo direi più che buono. Unico difetto, se proprio devo trovare un difetto
di questo smartphone è il fatto che non è un clone 1 a 1 del OnePlus One, come poi invece è stato presentato. Questo pregiudica l'uso di tutti gli accessori del OnePlus One, che ormai sono abbastanza diffuse, quindi cover, proteggischermo, bumper, eccetera, non potranno essere utilizzabili. Che dire, mi sembra di avervi detto più o meno tutto su questo smartphone. Se avete domande potete lasciare il commento qui sul video YouTube, oppure, come avrete notato, sul nuovo sistema di messaggi che è presente da pochi giorni sul sito. Quindi potete utilizzare quello oppure il forum, appunto, o i messaggi qui su YouTube. Per ora è tutto, un ciao da Francesco e alla prossima video recensione. Ciao! Okay.